durante questa presentazione vorrei parlare di un lavoro che ho condotto negli ultimi mesi, ed è all'obiettivo di studiare i pattern di distribuzione spazio-temporale di questa malattia, che è la leishmaniosi viscerale, una malattia trasmessa da vettore, e provare a indagare se vi fossero evidenze di alcune associazioni con potenziali determinanti climatici. E innanzitutto, cos'è la leishmaniosi? La leishmaniosi è una malattia infettiva che è causata da un parassita che fa parte della famiglia delle leishmanie ed è trasmessa da un vettore. La infezione da parte di questo parassita, come vedete nell'immagine, può causare tre forme cliniche di malattia all'interno, se infetta un ospite umano, e sono la leishmaniosi cutanea, muco cutaneo e la leishmaniosi viscerale. Io mi concentrerò su quella viscerale. Importante sapere che in Italia sono endemiche la leishmaniosi cutanea e quella viscerale, più frequente probabilmente la cutanea rispetto a quella viscerale, molto difficile da studiare perché non è efficientissimo il sistema di notifica, mentre la mucocutanea è sostenuta da altri tipi di parassiti, sempre facenti parte della leishmania, ma colpisce di più altre aree del mondo. E la leishmaniosi viscerale è generalmente caratterizzata da un quadro clinico particolare, nel senso che provoca febbre irregolare, anemia, leucocitopenia. In generale il parassita si va a annidare nel sistema reticolo ematopoietico, quindi fegato e milza, può provocare quindi epatosplenomegalia. In genere è una malattia che debilita, nel senso che poi le complicanze principali avvengono dall'infezione di altri parassiti, in quanto l'organismo è debilitato, soprattutto nella propria risposta immunitaria. E essendo che comunque comporta una riduzione della risposta immunitaria, l'infezione è principalmente severa nei casi, diciamo, nelle infezioni pediatriche, quindi nei bambini, nei soggetti anziani e nei soggetti immunodepressi. Diciamo che la storia naturale della malattia poi porta al decesso quasi sempre se non viene trattata. Questi sono i tre protagonisti, diciamo, del ciclo della leishmaniosi. Abbiamo il parassita, che abbiamo già visto, il suo vettore, che è il flebotomo pernicioso, volgarmente conosciuto come pappataccio, e poi abbiamo degli ospiti, dei reservoir, che sono fondamentalmente delle specie di mammiferi come i cani. E come possiamo vedere in questa slide, il ciclo di trasmissione e di mantenimento in natura del parassita fondamentalmente è un ciclo enzootico, cioè si avviene tra animali, dove abbiamo il flebotomo, che trasmette il parassita da un reservoir all'altro, in genere è il cane, ma possono anche essere le volpi, ad esempio. E il parassita necessita l'infezione da parte di entrambi, deve infettare sia il vettore che l'ospite mammifero per completare un intero ciclo riproduttivo, perché la fase sessuata la compie in un organismo e la fase asessuata nell'altro. Ma si può benissimo replicare e infettare anche negli esseri umani. E perché mi sono occupato della leishmaniosi? Perché, essendo interessati ai cambiamenti climatici e il loro impatto sulla salute, la leishmaniosi viscerale può essere potenzialmente una malattia sensibile al clima. Questo perché, innanzitutto, una condizione necessaria per la sua trasmissione è la presenza del vettore, il flebotomo, che essendo un organismo che è estremamente suscettibile dei parametri ambientali e climatici, di conseguenza anche la trasmissione della malattia dovrebbe esserne implicata. E qua riporto due parametri che sono fondamentalmente la temperatura e la precipitazione, e diversi studi sia di laboratorio che osservazionali hanno dimostrato che ad elevate temperature aumenta la replicazione del parassita all'interno del vettore, e le stesse temperature possono favorire l'attività del vettore, cioè quella proprio dell'attività di puntura, fondamentalmente perché il flebotomo, a differenza del zanzare ematofago, cioè lui si nutre del sangue, a differenza del zanzare che lo utilizzano solo per incubare le uova. Quindi la sua attività è dipendente dalla temperatura, quindi cercherà a fare pasti di sangue, quindi fondamentalmente pungere, e anche la sua sopravvivenza. Invece le precipitazioni sembrerebbero avere un ruolo diverso rispetto ad altre malattie veicolate dal vettore, come quelle delle zanzare, perché il flebotomo non prevede stadi acquatici e in genere patisce l'acqua, e appunto si è visto che forti precipitazioni tendenzialmente possono uccidere gli stadi maturi del vettore e allo stesso tempo dilavare alcuni siti di riproduzione.
Per questi motivi, storicamente la leishmaniosi si riporta nelle aree del Mediterraneo che hanno un clima, caldo, abbastanza secco e soprattutto inverni miti. Questa è un grafico, una mappa trovata in un report dell'Istituto Superiore di Sanità pubblicato alla fine degli anni 90, 80, dove colora le aree endemiche per la presenza di Leishmania infantum, che è il principale patogeno responsabile della leishmaniosi viscerale in Italia. Ma studi, questi sono degli studi di proiezione climatica combinate a dei modelli di modellazione delle nicchie ecologiche dei vettori, hanno osservato, suggerito che con l'aumentare delle temperature, qua vediamo due scenari climatici, 2.6 e 4.5, che sono uno scenario buono, il migliore di tutti, il 2.6 e intermedio il 4.5, che effettivamente questa è la distribuzione sulla sinistra attuale, e suggerisce che in entrambi i casi non interessate, come possono essere ad esempio l'area scandinava o la Germania, in entrambi i casi possono potenzialmente essere interessati dalla diffusione del patogeno, così come in Inghilterra, comunque un innalzamento delle latitudini dell'abito del vettore. Ah, scusami, sono due scenari di cambiamento climatico in base alle modellizzazioni di emissioni di CO2. Sì, sono due scenari di aumento di temperatura in funzione del pattern di emissione che seguiremo. Il 2.6, diciamo, è il target, quello che si discuterà anche dopodomani. Poi c'è il 4.5 e poi il più, non l'ho mostrato, ma del 9, sia perché non ci stava nella slide, sia perché in realtà suggerisce, ma questo è giusto dirlo, che in Italia potrebbe invece addirittura scomparire il flebotomo, quantomeno in quella meridionale, perché diventano troppo estreme le temperature, perché comunque ha un range di attività lo stesso vettore. Quindi l'obiettivo dello studio era innanzitutto capire e identificare i pattern spazio-temporali della malattia e dall'altro lato valutare associazioni con parametri meteoclimatici. Ora, i metodi. Innanzitutto le fonti di dati. I casi di leishmaniosi viscerale sono stati identificati tramite l'ESDO, questo perché la diagnosi della leishmaniosi viscerale è in genere effettuata in ospedale, richiede una puntura del midollo osseo. E abbiamo richiesto al Ministero della Salute, ci sono stati riportati i tracciati record dal 2007, i tracciati dal 2007 al 2017. E come vedete qua, in totale c'erano 5.421 ospedalizzazioni per leishmaniosi, non solo quella viscerale. E noi cosa abbiamo fatto? Ci siamo focalizzati sulla viscerale, che ha dei codici ICD-9CM specifici. Abbiamo identificato tramite il codice identificativo anonimo la prima ospedalizzazione e abbiamo introdotto 2 anni di lag temporale per cercare di rimuovere i casi prevalenti. Questo perché nella patologia spesso i soggetti, essendo soggetti debilitati, hanno ricoveri ripetuti nel tempo. Però abbiamo visto tramite un'analisi preliminare che il lag che intercorre tra due ospedalizzazioni è in genere nel 95% dei casi minore dei 2 anni. Abbiamo raccolto dati meteoclimatici, vengono con una risoluzione giornaliera di temperatura e precipitazione da questo database che era Erafile Land Reanalysis, sono delle analisi fatte dall'Unione Europea con i satelliti Copernicus, che sono accessibili a tutti i cittadini dell'Unione Europea, e hanno una risoluzione spaziale di 9 chilometri, quindi avevamo, fondamentalmente combinano dati satellitari con dati di osservazione locale delle centraline, riscalano e calibrano le 2 osservazioni. E qual è la caratteristica di questi dati? Sono dei dati che hanno, oserei dire, sì, 3 dimensioni, comunque abbiamo una dimensione o quattro, una dimensione temporale che vedete sull'asse delle X, quindi abbiamo dei blocchi, dei cubi sulle temperature e le precipitazioni, perché ogni cella di 9 km per 9, definita in base a latitudine e longitudine, ha anche un valore, che è quello della temperatura della precipitazione. E noi cosa abbiamo fatto? Focalizzandoci su indicatori di tipo stagionale, ho creato due dataset, fondamentalmente uno climatico. Quindi all'interno dello studio di interesse 2017 ho collassato la dimensione temporale e ho calcolato temperatura media
invernale, primaverile, estiva e autunnale, definita per mese, 3333. Quindi questo è un dataset puramente spaziale, perché ho collassato completamente la dimensione temporale. Di secondo invece sono dati meteorologici, perché questi dati sono stati praticamente aggregati per stagione, ma anche anno. Quindi mentre prima ho la media delle temperature estive nel periodo, il secondo dataset meteorologico ho la temperatura media estiva di ogni anno. Qua ho un esempio, questo è il dataset climatico. Quindi aggregato tutti i dati sulla scala temporale e ho le temperature medie estive del periodo. In questo caso invece il dataset meteorologico, cioè anno per anno, ho le temperature medie estive. Questa è la differenza dei due dataset. Abbiamo raccolto anche dei potenziali determinanti a livello aggregato, perché le analisi saranno poi a livello aggregato. Potenziali determinanti di leishmaniosi viscerale sono le ospedalizzazioni HIV relate, questo come proxy di diciamo, prevalenza dei positivi all'HIV per provincia, l'NDVI che è un parametro satellitare utilizzato come proxy di quanto è verde un'area natural habitat, diciamo che le zone urbane sono molto più basse, quelle naturali più verdi, più alte, è un valore che va da meno 1 a 1, e poi un altro parametro che è importante da un punto di vista ecologico, per il vettore, che praticamente la roughness sarebbe l'asperità, l'irregolarità della superficie, perché il flebotomo tende a stare in aree pendenti, per una questione di irraggiamento solare, volendo lui temperature abbastanza elevate, tende a stare in aree che sono irregolari proprio perché sulle versanti esposti a sud e così via, e non ama stare in aree piatte come la pianura padana. Per quanto riguarda le analisi statistiche, abbiamo fatto delle analisi di tipo descrittivo, calcolando i tassi di incidenza, età e sesso specifici, e poi esplorando da un punto di vista spaziale e temporale gli standardized morbidity ratio, quindi fondamentalmente standardizzati per età e sesso, e poi ho applicato due modelli bayesiani, uno spaziale e uno spazio-temporale, uno era focalizzato a valutare se la distribuzione geografica dei casi di leishmaniosi osservati negli 8 anni fosse associato alle medie climatiche, quindi il dataset collassato sulla dimensione temporale, quello spazio temporale se l'incidenza specifica di ogni provincia anno per anno fosse associato da un punto di vista spazio-temporale con i determinanti meteorologici. E essendo questo un seminario di biostatistica o statistica medica, mi sono permesso, ho osato espandere un po' la sezione metodologica, più del dovuto forse, non lo so. Ma fondamentalmente mi sono chiesto perché bayesiani metodi, e me lo chiedevo anch'io appena mi affacciavo all'ambito della diciamo, statistica spaziale, spazio-temporale. Beh, fondamentalmente perché abbiamo una credenza a priori o un'ipotesi a priori molto forte, che vogliamo che il modello lo incorpori. E questa belief, questa credenza, questa a priori forte che abbiamo, è la prima legge della geografia, che dice che tutte le cose sono relate o correlate, ma le cose più vicine sono più correlate di quelle distanti. E quindi quello che abbiamo è fondamentalmente abbiamo dei casi osservati, abbiamo un processo, un mean process, possiamo assumere che i casi osservati sono distribuiti seguendo la distribuzione di Poisson, il cui processo medio dipende da alcune covariate osservate, ma probabilmente abbiamo una struttura gerarchica, modelli gerarchici bayesiani, o comunque un processo latente che non osserviamo direttamente, che fondamentalmente è quello della correlazione spaziale o spazio-temporale. E noi vogliamo che in qualche modo il modello, soprattutto se abbiamo evidenze di correlazione spazio-temporale nei dati, ne tenga in conto. E quindi questo phi rappresenta un parametro che è un random effect correlato nello spazio. Ed è correlato nello spazio e i modelli bayesiani per dati aggregati, io lavoro, non l'ho detto forse, su scala provinciale per motivi diversi, ma anche sia per la numerosità, per questioni di privacy, e modellando i tassi provinciali, questi modelli bayesiani costruiscono, o meglio, utilizzano delle matrici di adiacenza tra le diverse province, affinché il modello sia informato del fatto che un effetto osservato, o meglio un residuo del modello in una provincia sia
più simile rispetto, si è informato dalle province vicine rispetto al processo medio di tutte le province. Quindi è importante, qua introduco questa matrice di adiacenza che prende un valore 1 se le province sono contigue o 0 se non sono confinanti. Questo è il modello, e fondamentalmente è un modello di Poisson in cui il processo medio su scala logaritmica dipende da, io qua le ho suddivise, abbiamo delle covariate X che sono quelle climatiche, quelle di interesse che poi vedremo, abbiamo delle covariate Z che sono i potential determinant, i determinanti potenziali che vi ho elencato prima, quindi NDVI, roughness e HIV, più questo phi che è il parametro, o meglio questo random effect autocorrelato nello spazio, che dipende da un parametro Rho, che modella la forza della correlazione spaziale, il quale viene informato, meglio costruito, sulla base della matrice V delle adiacenze. E tornando a prima, quella prima, una sorta di parallelismo con questo processo, questo è un DAG che vengono utilizzati anche in statistica bayesiana, in cui abbiamo i parametri che dipendono l'uno dall'altro, abbiamo le nostre osservazioni, gli expected che sono qua perché ci siamo calcolati, età e sesso specifici, l'SMR o il rischio relativo che dipende dalle nostre covariate, dai beta associati alle covariate e da questo phi che è il random effect dipende da questo parametro R che è quello che modella la correlazione spaziale e tau è la sua varianza. Stessa cosa, non lo descrivo e poi il modello che vediamo dopo, spazio-temporale, semplicemente ho aggiunto le covariate qua diventano XIT, quindi spazio temporali per ogni anno e per ogni provincia. Abbiamo un effetto correlato nel tempo, delta T, e un'interazione tra il processo spaziale e quello temporale, che è semplicemente un'interazione che sono distribuite in maniera identica e indipendente, quindi in maniera con media zero e direzione normale. Naturalmente tutto dipende dagli attesi. Quali sono i risultati? Beh, il primo è questo. Su un totale di 5.000 ricoveri che avevamo identificato, sono 1.123 i casi da noi identificati di leishmaniosi viscerale. Qua lo vedete nel grafico colorati in maniera diversa se erano HIV positivi o negativi. Effettivamente si osserva soprattutto all'inizio un decremento, poi una sorta di stabilità, io forse definirei nella seconda metà del periodo. Sono 8 anni. E la quota di HIV positivi effettivamente sembra ridursi nel tempo, anche perché sicuramente migliori cure e prevenzione e riduzione dei tassi dell'HIV fino a poco fa. L'incidenza media italiana cruda è 2,43 casi per milione di anni persone. Questi sono i tassi età e sesso specifici. La parte superiore sono gli uomini, secondo le donne, il terzo tutti. E vedete che un po' rispecchia quello che avevamo trovato in letteratura, cioè che colpisce principalmente l'età pediatrica, 0-4 anni, anche perché il parassita si chiama Leishmania infantum, proprio perché colpiva gli infanti, nel senso che non hanno un sistema immunitario pronto a rispondere a infezioni parassitarie. E poi risale nelle età più avanzate, ma soprattutto nei maschi. Anzi, osserviamo proprio che nelle donne non c'è questa risalita. Non so bene il motivo, possono essere molteplici, io ho provato a darmi una spiegazione anche di tipo occupazionale, nel senso che essendo lo vedremo poi dopo, un patogeno, un vettore che si diffonde principalmente nelle aree rurali, non vorrei che, o mi sono ipotizzato, magari anche una questione di esposizione professionale per chi lavora in agricoltura. Queste sono le analisi spaziali, questi sono gli SM, i morbidity rate standardizzati, in cui abbiamo gli osservati sugli attesi. E vedete che il rischio principalmente, questo è già un rischio, è collocato a livello spaziale negli 8 anni nella parte meridionale dell'Italia, con alcuni anche cluster, direi, nel nord Italia, fondamentalmente la Liguria, l'Imperiese, e alcune aree tipo i colli dell'Emilia Romagna. Questi sono i risultati del modello bayesiano, sono distribuzioni a posteriori, 20.000 generati da queste catene di Markov Chain, Monte Carlo, in cui vedete, questo è un modello baseline, quindi un modello senza le covariate climatiche, solo spaziale, e si osserva una situazione positiva con i ricoveri da HIV, e sempre una stima positiva ma abbastanza largo per quanto riguarda invece l'NDVI e il...
roughness. Devo dire che questo è già un modello in cui tutti e tre sono aggiustati, cioè nel senso un modello con tutti e tre dentro. Singolarmente, se non ricordo male, tutti e tre erano indipendentemente associati. Questi invece sono i risultati sulle analisi spaziali. Qua ho osservato in rosso il peso associato a un aumento di 1 grado centigrado, in blu l'effetto delle precipitazioni, e invece è un aumento di 100 mm di precipitazione su scala spaziale, e si osserva effettivamente un'associazione positiva con le temperature, leggermente la stima è superiore per le temperature estive di Sum, mentre un'associazione inversa con le precipitazioni per quanto riguarda le precipitazioni primaverili e quelle estive. Questi sono modelli in cui sono aggiustati per le variate baseline, ma non sono mutualmente aggiustate temperature per precipitazioni. Le stime invece mutualmente aggiustate temperature e precipitazioni nello stesso modello, e quando dico mutualmente aggiustate intendo che nel modello in cui è introdotto la temperatura invernale è aggiustata anche per le precipitazioni invernali, la temperatura primaverile è aggiustata per le precipitazioni primaverile, estive per estive, autunnali per autunnali, e l'effetto delle temperature quasi scompare, o scompare del tutto, e permane quello delle precipitazioni. Vero è che soprattutto l'effetto noi lo trovavamo nelle temperature estive, così come nelle precipitazioni estive, e essendo l'effetto delle precipitazioni molto forte, in qualche modo, essendo anche associate, può esserci un problema di collinearità tra le due. Non so bene se credere al modello mutualmente. Sì. No, questa è. Allora, qua sì, ho un modello in cui ho messo solo temperature invernali, temperature primaverili, temperature estive, e qua temperatura autunnale. In questo modello qua invece il modello sì, queste qua non guarda, sono perché siamo in un ambito bayesiano, quindi sono le distribuzioni del parametro, però se vuoi vedere la stima prendi la mediana, che è questa righetta qua, quindi si interpreta così. L'aumento di 1 grado, qua siamo in dimensione spaziale, quindi tra una provincia e l'altra, di 1 grado centigrado in estate, quindi se in una provincia fa più caldo di 1 grado in estate rispetto all'altra, c'è un beta di 0,15, che sarebbe un rischio relativo di 1,16, 17. Cosa? Essendo modellato lineare rispetto a chi ha 1 grado in meno di te, alla provincia che è. Sì, esatto. Sì, esattamente. Sì, esattamente. Sì, scusami. E la stessa cosa l'ho poi fatta per quanto riguarda la distribuzione spazio-temporale, e qua gli SMR sono spazio-temporali, quindi per ogni anno. Scusate, la scala colore forse un po' troppo arlecchinosa, devo essere sincero, però vedete che effettivamente un pochino diminuisce in Sud Italia, o comunque c'è una certa eterogeneità. Ci sono aree abbastanza colpite sempre, queste qua dei colli. L'astigiano è molto forte, questo l'abbiamo visto anche già in uno studio condotto in Piemonte, e c'è sempre anche questa storia della slope, dell'irregolarità delle superfici, la pendenza. E quando analizzo i dati in maniera spazio-temporale, quindi incidenza provincia anno specifica in funzione di temperature anno specifiche, province anno specifiche, nel modello non aggiustato c'è ancora una certa direzione di effetto positivo per quanto riguarda le temperature estive. Le precipitazioni scompaiono in entrambi i casi, quando aggiusto scompare anche l'effetto delle temperature, e rimane un po' un'indicazione positiva soprattutto per le temperature estive. E quindi quali sono le mie conclusioni? È una patologia relativamente rara, la leishmaniosi viscerale. C'è tutta la parte della cutanea che non si riesce a monitorare con le SLO perché il flusso diagnostico e terapeutico è ambulatoriale. E il rischio, si osserva una distribuzione abbastanza eterogenea, anche gli SMR andavano da 8 a 0,25, e principalmente nelle isole nel sud Italia, anche se alcune aree del nord Italia si identificano come cluster, io oserei dire. A parte la Liguria, che comunque è costale, l'Astigiano e la parte dell'Appennino emiliano,
abbiamo trovato una soluzione positiva su scala spaziale, nella dimensione spaziale con le temperature principalmente estive e inversamente associata con le precipitazioni, mentre a livello spazio-temporale c'è una debole associazione con le temperature estive, non, nessuna associazione con le precipitazioni. E l'interpretazione che mi sono dato io è che, essendo comunque una patologia che è molto meno rapida rispetto all'infezione virale veicolata da zanzara, magari le fluttuazioni spazio-temporali spiegano molto meno rispetto alla nicchia ecologica o climatica che caratterizza la dimensione spaziale proprio della distribuzione, mentre le sue fluttuazioni nel tempo sono meno dipendenti anno per anno dalle anomalie climatiche. E questo è un po' quello che mi sono detto, oltre al fatto che l'incubazione di questa patologia può durare dai 3 ai 9 mesi, ma anche molto in più. Quindi anche identificare effettivamente se quel caso identificato quell'anno, se è avvenuto in quell'anno lì di infezione, non è facile perché noi lavoriamo sulle ospedalizzazioni e quindi anche questa associazione temporale è sicuramente diluita da questo effetto. Grazie per l'attenzione. Sì, certo. Sì. Cioè, questa in bianco è la presenza della Leishmania infantum, che è il parassita, non del flebotomo, quindi dove loro consideravano endemiche per la leishmaniosi nel 1980. Ma in realtà no, è aumentato. Anche adesso? Esatto, no? È qua. Esatto, il nord-est non è affetto e si vede qua. Sì, si è espanso, diciamo che in genere è sempre la rete tirrenica più colpita di quella adriatica e sembrerebbe che vengano colpite queste aree qua, che ad esempio il Piemonte non era considerato completamente non endemico, così come l'Emilia-Romagna. E fondamentalmente queste sono le principali differenze rispetto alla mappa presentata nel 90. Non lo so bene, si riportava effettivamente osservato che c'è di più di qua che di là, di qua intendo nella parte tirrenica. Sì, fondamentalmente questo. Comunque il flebotomo adesso sai. L'hanno trovato anche in Germania, leggevo in un articolo un paio di anni fa, e sicuramente c'è attenzione, anche se rispetto ad altre patologie la leishmania viene studiata molto di meno, tanto che viene inglobata nelle neglected tropical diseases. Ma in genere quelle parassitarie, non so per quale motivo, sono sempre studiate meno di altre malattie, rispetto a quelle virali o batteriche. Sì. No, ma Posso fare una domanda? perché non sento. Sì, certo, scusami, che qua non abbiamo fatto. Sì. Allora, ripeto un attimo la domanda di Paola che me l'ha fatta, effettivamente voi non sentite le domande, poi rispondo alla tua. La domanda era su questa differenza dei tassi di incidenza stratificata per sesso, da dove derivava la mia conclusione del fattore occupazionale, ma in realtà derivava da un'osservazione molto naive da parte mia, nel senso che può essere anche dovuta a questioni di sistema immunitario, sicuramente. Sapendo che è una patologia rurale, e questo l'ho visto non qua, che ho dei dati provinciali, ma su uno studio che abbiamo condotto con i dati comunali piemontesi, si vede proprio che la distribuzione è in tutte le aree rurali. Allora io forse, portandomi dietro questo bagaglio dell'altro articolo, mi sono detto, può essere una spiegazione di tipo occupazionale questa qua, in cui c'è un tasso maggiore di risalita nei maschi rispetto alle femmine. Ma
effettivamente non dovrei leggere più letteratura, sicuramente. Questi sono dati, sono i nostri, quindi molto molto recenti, quindi prendono anche ASTI dentro degli ultimi anni. È diminuita sicuramente. Sì, eri Gianni? Ah sì, scusami, domanda molto banale, ma se ho capito bene, un ruolo fondamentale in questo anello lo svolgono i cani, no? O altri cani di questo genere. In queste analisi potrebbe avere un senso tenere conto della popolazione canina presente nelle diverse aree? O anche solo della quota del randagismo e anche la diffusione dell'uso profilattico degli antiparassitari nei cani che dovrebbero prevenire questa malattia. Sì, sicuramente ha senso, nel senso che probabilmente il reservoir sono i cani, anche in realtà volpi, quindi c'è stato un problema, ad esempio un'epidemia di Leishmania in Spagna attribuibile a animali selvatici, però sicuramente controllare i cani domestici o randagi è una strategia. E nello studio che avevamo condotto in Piemonte avevamo unito tutte le informazioni, avevamo anche i dati di presenza o assenza di leishmaniosi canina per ogni comune. Effettivamente c'era un'associazione positiva fortissima tra la leishmaniosi canina e quella umana. E quindi sì, avevo anche pensato di vedere se esistevano statistiche di randagismo per provincia, per vedere un po' se riusciva in parte a spiegare la distribuzione. E concordo. Sicuramente c'è tutta una questione dei canili, che il tasso di leishmaniosi nei canili è altissima, non vengono trattati perché a differenza, come l'uomo anzi, anche se meno, c'è comunque una quota di asintomatici portatori di leishmania anche nei cani. Lorenzo, sì. Certo, avevo due domande. Una è la distribuzione dell'età. Non converrebbe fare le analisi separate pediatra e pediatra Sì, Lorenzo. e età adulta? Perché dipende dalla popolazione di... E comprendo la cucina, la stessa cosa sulla pellicola, alla fine sono gli editare la prevalenza di HIV. Escludere i casi a realizzarli senza tenuto poi la terza cosa è l'ultima dal punto di vista biologico l'infezione quando è che non la pensa da riavere ma l'infezione quando è che si è più d'estate di Ah, inverno. ok. Allora, sì, Lorenzo chiedeva delle domande che erano, no, la prima, se effettivamente visto questa forte pattern di incidenza nell'età pediatrica rispetto alla popolazione adulta, fare l'analisi stratificata al posto di standardizzare, almeno nell'età pediatrica, anche perché poi i tassi di incidenza diventano alti, effettivamente, alti, rispetto, quasi 1 su 100.000, 10 per milione. Quindi, e facendo le analisi stratificate, effettivamente secondo me è un buon suggerimento. Lo vorrei vedere perché forse c'è una certa informazione questa qua dei casi pediatrici, assumendo anche che ci sia meno, siano più sintomatici e tutto. Quindi potrebbe essere, se c'è numerosità, effettivamente provare a restringere in quest'area. La seconda domanda era quella su HIV e non HIV, io ho aggiustato al posto di rimuoverli. Ed effettivamente è un'altra strategia, a cui non avevo pensato. In realtà è un discorso, ho anche costruito un dataset. Ho costruito anche un dataset rimuovendo l'HIV, però non so, devo capire nel denominatore come fare. Lo tengo tutto? Nel senso, Ah, perché dico non posso perché rimuovere. Sono veramente pochi, uno dice che è. Quindi questa è la seconda cosa. E la terza, invece, effettivamente è una cosa che non ho detto,
E che è vero che c'è una latenza temporale tra l'infezione e poi la malattia, ed effettivamente è atteso che l'infezione avvenga durante il periodo estivo, perché l'attività del vettore è solo estiva, è proprio nel senso estiva, inizia in base alle temperature verso fine primavera e si protrae fino all'autunno. Quindi sì. Però queste informazioni qui andrebbero incorporate. Allora, in realtà ho messo una cosa, Milena mi guarda perché lo sa che l'ho messa, nella narrazione, che è la seguente. Sapendo che l'infezione, questo è quasi un dato di fatto, non può che avvenire nel periodo estivo o attorno al periodo estivo, e sapendo che in media il periodo di incubazione è comunque 6 mesi, mi sono detto, ma i casi che io vedo e diagnosticati, o meglio, la situazione è gennaio 2010, questi casi gennaio 2010 non possono essere sicuramente associati alle temperature di gennaio, del 2010. Quindi in realtà non, nelle analisi c'è un lag di 6 mesi delle infezioni, cioè tutti i soggetti fino al gennaio, a giugno, 31 maggio di un anno vengono attribuiti all'anno precedente. Quindi c'è uno sfasamento di 6 mesi tra i parametri meteoclimatici e l'altro. Appunto. Si può notare qua, quando vedete, qua sopra c'è scritto giugno, mi sembra. Perché inizia giugno il conteggio di casi. Da giugno di ogni anno. Sì. Solo di primi. Sì, no, mi chiedeva sempre dall'aula, professoressa Berchiala, se nella adiacenze fosse una adiacenze molto base sulle adiacenze geografiche di confine, o aggiustando se ci fossero delle barriere fisiche effettivamente tra province, quindi l'Appennino, tra la Liguria e il Piemonte. No, effettivamente sono 0-1 proprio di adiacenza di base. C'è poi un altro aspetto che forse. Poi il vantaggio anche di presentare è che uno riceve tanti feedback, e allora mi piacerebbe sottoporvi, e quello per cui io ho fatto qua, ho riportato solo i risultati dei modelli spaziali, quindi in cui dentro il modello c'è quel famoso parametro phi che tiene conto della correlazione spaziale. Questo perché se io fitto un modello non spaziale e calcolo poi degli indicatori di correlazione spaziale nei residui, trovo correlazione spaziale. Però quello che ho notato è che l'effetto delle temperature, principalmente nei modelli non spaziali, è ancora molto più forte. È molto più forte. Introducendo il random effect spaziale, strutturato nello spazio, l'effetto temperature si riduce di molto. E questo vale anche nello spazio temporale, nel senso che nel modello, se evitassi un modello generalizzato, un multilivello solo con un random intercept, troverei associazioni positive con le temperature a livello spazio temporale. Con gli effetti spazio temporali strutturati dentro, si riduce molto di più la stima, e quindi c'era questo tema della concurvità che mi ha accennato Annibale Biggeri, in cui dice la concurvità è quando hai collinearità fondamentalmente tra il tuo random effect strutturato nello spazio e una covariata che nello spazio si comporta nella stessa maniera. Il modello bayesiano predilige sempre il random effect, cioè porta la stima alta del random effect e shrinka quella della covariata.